l'arte, la professione di cui parliamo stasera è quella del conservatore restauratore. A raccontarci tutto sono venuti a trovarci Jacopo Gilardi, restauratore e docente professionista alla SUPSI. Ciao, buonasera, ciao. Benvenuto. E buonasera e benvenuto anche Pierre Jacquard, studente al secondo anno del Master in Arts of Conservation e Restoration. Hai detto giusto? Proprio il termine corretto, no? Che usate voi. Allora, Pierre, innanzitutto come stanno andando gli studi? Stanno andando bene, sono all'ultimo semestre di Master, quindi ho iniziato adesso la mia tesi Master e prevedo di finire nel corso del prossimo semestre, se non un semestre in più. Ecco, su cosa stai lavorando per la tesi? Sto lavorando sui dipinti trecenteschi a Morcote, quindi sempre in ambito ticinese. Sì. Quindi sarà un progetto di studio di questi dipinti e un progetto di conservazione. Quindi. Senti, come ti sei avvicinato a questa professione? Cos'è che ti ha affascinato? Ma diciamo che io mi sono formato prima di iniziare il bachelor alla SUPSI, mi sono formato come pittore di scenari presso la XI a Lugano, sempre. E in seguito a questo, nell'anno buco in cui ho fatto militare, ho lavorato come pittore e in seguito a questo mi sono detto perché non approfondire le mie conoscenze sui materiali, ed è per questo che mi sono poi avvicinato al bachelor SUPSI, non sapendo ancora quello che era la conservazione e restauro in realtà. E poi quindi iniziando a prendere le tecniche, le diverse cose che si imparano nel bachelor, poi sono entrato in quello che è il mondo del restauro. Allora, ci spiegherai ancora meglio fra un attimo, ma volevo chiedere a Jacopo Gilardi, insomma, di iniziare a spiegare, no, un po' più da vicino in che cosa consiste questa professione. È una professione un po' strana da un certo punto di vista, perché noi si tende normalmente a dividere i tipi di formazione tra scientifico, accademico oppure letterario, non lo so. Invece il restauro ha questa caratteristica che deve riuscire a mettere assieme sia delle conoscenze di tipo storico, storico-artistico, il disegno, la pittura, queste cose, come invece tutta una parte più prettamente scientifica, quindi chimica tantissima, biologia parecchia e soprattutto poi la cosa complicata è di riuscire a mettere insieme le due cose, cioè riuscire a trovare il punto di contatto tra appunto le scienze analitiche, che sono quelle che noi applichiamo soprattutto per la conoscenza dei dipinti in questo caso, e appunto tutte le conoscenze storiche di storia dell'arte che sono comunque fondamentali. Ecco, che cosa significa dunque da un lato conservare e dall'altro restaurare? Diciamo, una volta si tendeva a dire restauro e basta, ecco, e questo però se ci fai caso sottintende un'azione, no? Quella di mettere mano a un'opera d'arte e restaurarla. Addirittura c'è chi, ad esempio i francesi usano tanto il termine rénover, no? Come dire rinnovare, che per noi è quasi una bestemmia, ecco. Invece è giusto che prima di arrivare al restauro ci sia una buona conservazione, e in questo campo appunto ci sono tutte quelle discipline che studiano il corretto allestimento e appunto la conservazione delle opere prima che si debba arrivare ad un restauro, e questo è una cosa molto più importante se ci si pensa del restauro, ecco. Allora, prima mi stavi accennando alle principali materie, no? Che si studiano, immagino che ci sia un mix importante tra quello che appunto accennavi, teoria e pratica, è così? E giustamente, anche perché la nostra è una disciplina nella quale le conoscenze devono poi essere applicate direttamente, quindi possiamo dire che il nostro corso, io insegno nel bachelor, quindi questi primi 3 anni sono proprio di introduzione a cos'è un'opera d'arte, a qual è la sua storia e tutte queste cose, e abbiamo anche tutta una parte pratica, quindi vogliamo insegnare agli studenti come si produce nel vero senso della parola un dipinto murale più che non un dipinto su tavola o su tela. E questo serve agli studenti prima di tutto per familiarizzare con i materiali e tutto quanto. Contemporaneamente, durante il corso di bachelor, si comincia a fare già la chimica di base, la biologia di base, per arrivare poi alla chimica dei materiali, che è proprio quella che permette agli studenti di capire come si comportano i singoli materiali. Pier, sei al secondo anno di master, no? L'abbiamo detto poc'anzi, raccontami un po' della tua esperienza formativa, come sta andando? Ma come ha detto bene Jacopo, il bachelor è molto interdisciplinare, quindi ci sono materie che vanno dalla chimica, storia dell'arte, si parla di etica, quindi non si pretende che alla fine di questo corso tu abbia
tu possa essere un biologo, voglio dire, un chimico, però devi avere gli strumenti, ti danno gli strumenti con i quali tu poi, quando sarai in un progetto di restauro con diverse entità, quindi magari anche con un chimico che viene a collaborare con te, tu hai gli strumenti per parlare con lui. Quindi adesso ho finito il bachelor bene, adesso vediamo col master. Siamo alla fine. Andrà bene anche di questo. Adesso stai pratica, lavorando, diciamo, alla tesi. Insomma, mi sembra che stai portando avanti anche un progetto. Adesso qui stiamo vedendo delle immagini. Ecco, queste per esempio. Insomma, è veramente un lavoro completo, effettivamente, come stavate dicendo. Quali sono le materie che ti appassionano di più? Ma diciamo, quando sono entrato all'inizio della SUPSI, sono entrato perché a me piaceva disegnare, quindi sono un lato un po' romantico, diciamo. E invece mi sono più avvicinato alle materie scientifiche, quindi la chimica dei materiali, queste materie che adesso per me stanno diventando sempre più importanti. E nel master, quando inizi invece a studiare la chimica dei trattamenti, quindi quello che tu alla fine vai a fare sull'oggetto, se nel bachelor tu guardi quello che è lo studio dell'oggetto in sé, nel master tu vai a capire quali sono i trattamenti, qual è la chimica del restauro in sé, di quello che tu vai a fare sul tuo oggetto. Quindi questa è la parte, secondo me, che col continuare la formazione diventa più importante. Jacopo, il periodo formativo dunque quanto dura? 5 anni. Quindi cinque. Puoi fare 3 anni di bachelor, giusto? Sì, però poi sei il diploma che viene rilasciato è di collaboratore. Ah, d'accordo. Un restauratore vero e proprio, cioè che assumere dei lavori per sé. Ecco, ma se posso fare un'aggiunta, rispetto a quello che diceva lui, no? La sua esperienza è stata quella un po' di tanti, no? Nel senso che c'è ancora adesso questa un po' visione, direi, romantica del restauratore lì col pennello che rifà, no? Ecco, che è invece proprio l'esatto opposto di quello che noi vogliamo ottenere. Cioè, il rifacimento è una cosa dell'Ottocento, non si fa più, ecco. Invece è molto più importante che il restauratore conosca veramente approfonditamente i materiali su cui sta lavorando. Quindi vorrei rompere un po' questo mito, ecco, del restauratore artista. Invece è proprio il difficile restauratore, artista e scienziato, quindi le due cose devono andare assieme. Ecco, tu sei anche restauratore, no? Certo, sì. Me lo stavi praticamente accennando in quello che stavi dicendo, ma quant'è cambiata questa professione nel corso di questi ultimi anni, anche legandomi al fatto, per esempio, delle tecnologie della digitalizzazione, no? Certo, ecco, tantissimo. In che modo hanno influito? Tantissimo. Io mi sono diplomato negli anni 80, però già lavoravo con mio padre, il quale già lavorava con suo nonno, con mio nonno, il quale lavorava con mio bisnonno, quindi abbiamo una tradizione abbastanza lunga in questo campo. E in un certo senso io ho proprio marcato un po' questo passaggio, perché se ancora mio padre, artista e restauratore, rappresentava ancora un po' quello che ridipingeva, lo sapeva fare anche molto bene, tutto quanto. Quando già io ho cominciato la mia formazione, già si cominciava a pretendere tanto lo studio della chimica, ma già quelli della generazione precedente alla mia non è che la sapessero tanto bene, ecco. E quindi ho proprio assistito a questo cambiamento, e adesso io lo dico chiaramente a tutti i miei studenti: guardate che la nostra non è una professione che termina con la laurea, i progressi sono incredibili, sono entrate le nanotecnologie, sono entrate, appunto, come dicevi tu, tutta la tecnologia digitale, tutte queste cose che bisogna riuscire a starci dietro. Ecco, vedo molti miei colleghi un po' più vecchi di me che in questo campo hanno molte più difficoltà. Jacopo, ad oggi, insomma, stai facendo pratica, c'è un lavoro più di altri di cui vai già fiero, ecco, di aver conservato, restaurato? Ma diciamo, non ho ancora fatto un lavoro per conto mio, quindi questo non posso dirlo, però nel corso della formazione c'è stata l'occasione di lavorare a diversi progetti, quindi facendo stage sia in Svizzera che all'estero. E sì, nel senso, abbiamo avuto la possibilità nell'anno master, quindi, di lavorare a Varallo in un sito UNESCO, quindi un progetto molto grande, molto importante. Dopo il master cosa ti piacerebbe fare? Dopo il master si spera di continuare a lavorare in questo ambito, quindi di riuscire a trovare lavoro in questo ambito, perché sicuramente, come tutte le altre professioni, ci sono molti problemi, quindi speriamo di continuare a lavorare nell'ambito dei beni culturali. Ecco, gli sbocchi professionali? Diciamo che la Svizzera è una situazione un po' strana, nel senso che, malgrado sia una confederazione,
In realtà per un restauratore ticinese è molto difficile, se non addirittura impossibile, andare a lavorare nella Svizzera interna. Ecco. Il nostro cantone è piccolo, però è talmente ricco di beni culturali che, per quanto mi riguarda, mi capita più spesso di dover magari rinunciare a dei lavori piuttosto che di ritrovarmi senza. Ecco. Ci sono sbocchi. Ecco. Quello che adesso appunto sta cambiando è che anche le esigenze da parte degli organi di controllo richiedono una formazione adeguata. Siamo quasi in chiusura di questo spazio. Quali sono telegraficamente gli how-to, secondo te, dalla tua esperienza, che un giovane deve avere per intraprendere questa professione? Prima di tutto la passione, perché è un lavoro scomodo, difficile, al freddo, all'umido. Quindi se uno non ha una grande passione non ce la fa assolutamente. E poi è chiaro che soprattutto la passione dei beni culturali nell'arte, ecco. E poi la voglia di studiare, perché non si smette mai. Mi sembra che Jacopo, insomma, è arrivato, Pier, al master, e tutti questi elementi ce li hai di sicuro. Grazie per essere stati con noi, grazie mille a Jacopo Gilardi, grazie a Pier Jacquard.